Un secondo, adesso ripubblico il link in giro così la gente recupera subito. Vi do il via. Sì, c'è stato un problema tecnico, capita, il bello della diretta, come si dice in questi Sì, casi, infatti. e ne Come... approfitto anzi Ecco per qui, ringraziare. Ah. siamo in diretta, Michele, dicevi, scusami. Sì, no, il bello della diretta, c'è stato un problema tecnico, un'interruzione, ricominciamo e ne approfitto, anzi per ringraziare Edoardo Scatto del Collettivo Nazionale, che è il nostro regista, qui insieme a Mosè Vernetti del Collettivo Spontaneo di Torino. Ne approfitto anche per dire che adesso stiamo per concludere il primo giro di domande e poi raccoglieremo, anzi stiamo già raccogliendo e vi invitiamo a lasciare le vostre domande, commenti, curiosità che volete chiedere a Ivan Sagnier, e le prenderemo grazie a Mosè che farà una scelta il più possibile inclusiva. Ripropongo la domanda giusto perché non sappiamo bene esattamente quando si è interrotta. La pongo in maniera sintetica, dalla proposta alla protesta alla proposta, dicevamo prima, Ivan. Quindi quali sono con il movimento No Cap, ma anche il movimento della rivolta degli agricoltori, di cui magari parleremo meglio dopo, quali sono le vostre proposte ai legislatori, a chi governa, per cambiare, trasformare radicalmente in senso giusto l'agricoltura in Italia? Prima, a questo punto ti chiederei magari di sintetizzare in un'unica risposta, e a livello europeo con la politica agricola europea, quindi cosa dovrebbe fare e cosa dovrebbero fare le istituzioni dell'Unione Europea per fare in modo che lo sfruttamento non abbia più luogo. Quindi stavo dicendo prima che si interrompesse la comunicazione che la diciamo, noi ci chiediamo allo Stato italiano una riforma del mercato del lavoro che parta da una riforma dei centri per l'impiego, perché a svolgere questa attività oggi, ad aver sostituito i centri per l'impiego, sono i caporali. Quando l'azienda agricola ha bisogno di 150 o 20 operai, non è che va al centro per l'impiego del suo comune, ma chiama il caporale che lo sostituisce. Quindi serve un vero e proprio punto legale, non illegale, legale di incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro. Non sappiamo a cosa servono oggi i nostri centri per l'impiego, quindi serve una vera e propria riforma. Quello strumento che per noi è fondamentale per poter togliere al caporalato quel sistema di potere, di ricatto che hanno verso i braccianti, ma verso anche gli stessi produttori. Poi dall'altra parte chiediamo allo Stato un'altra riforma importante, che è la riforma dei controlli, che è la riforma degli ispettorati del lavoro nel nostro paese, perché se avvengono questi fenomeni di illegalità dove nei campi troviamo i lavoratori senza contratti di lavoro, vietati dalla legge, troviamo persone che subiscono soprusi, c'è cioè il sottosalario, il salario contrattuale non viene mai rispettato. Se c'è questa illegalità diffusa nei luoghi di lavoro, anche sulle persone, è perché manca un vero e proprio sistema di controllo. Quindi noi chiediamo che gli ispettori di controllo, gli ispettori del lavoro facciano il loro lavoro. Quindi per noi questo può passare solo attraverso una vera e propria riforma. Quindi queste sono le due proposte tonde e chiare che facciamo allo Stato. In questo momento poi ci sono altre proposte, una riforma sull'immigrazione in questo paese, l'abolizione dei decreti Salvini, l'abolizione della Bossi-Fini. Certo. E tanti altri strumenti che secondo noi sono fondamentali per poter, diciamo, arginare tutto il quadro negativo che c'è oggi nel settore agricolo e non soltanto. Poi, per quanto riguarda le proposte rivolte alle istituzioni europee, noi chiediamo all'Europa una riforma della PAC. La PAC è la politica agricola comune. È uno strumento importante che eroga
ogni anno miliardi di euro di finanziamenti a sostegno della nostra agricoltura, noi chiediamo che come questi soldi vengono impegnati, cioè le modalità di impegno di questi soldi vengano cambiati. Io vi prendo un dato. Noi 40 anni fa, in Italia e non soltanto, il valore aggiunto in agricoltura veniva suddiviso in tre parti uguali. Avevamo un terzo del fabbisogno in agricoltura che andava alla produzione, cioè agli agricoltori, eccetera, trasportcamionisti, un terzo andava ai lavoratori, ai braccianti, e l'altro terzo andava alla commercializzazione, la cosiddetta, diciamo, i supermercati. Oggi, dopo 40 anni, che aveva visto, diciamo, un sistema equo di ridistribuzione del valore aggiunto, dopo 40 anni cosa è successo? È successo che uno settore che genera un fatturato molto importante, che tra l'altro non ha mai conosciuto la crisi economica, il settore agricolo è uno dei pochi settori che regge. L'abbiamo visto nella famosa crisi economica del 2008, l'abbiamo visto anche di recente con la crisi sanitaria legata al Covid, dove uno dei settori, diciamo, che ha retto questa crisi è il settore agricolo. Quindi qui non c'è una crisi di mercato, ma è una crisi di sistema, perché dopo 40 anni noi abbiamo che il valore aggiunto viene ridistribuito così. Un terzo del guadagno va ai braccianti, al lavoro, alla produzione, e il restante due terzi vanno nelle mani di pochi, cioè della distribuzione organizzata. Quindi tutto questo è dovuto al fatto che noi abbiamo un sistema europeo che, quando arriva ai soldi, ha introdotto un meccanismo iniquo, per cui la maggior parte di questi guadagni, di questi incentivi dati dall'Unione Europea, ma non soltanto, vanno a finire nelle mani di questi pochi, e tutto il resto, che fa l'attività più difficile, che ha l'impegno più difficile, quello di portare il cibo sul mercato, cioè i produttori lavorassi, prendono il resto, che non è nulla, e quindi si fanno guerra tra poveri. E qui abbiamo il produttore che per sopravvivere sfrutta i braccianti, eccetera, eccetera. Quindi questo meccanismo va cambiato. Noi diciamo principalmente che prima di erogare i finanziamenti alle imprese agricole bisogna verificare, accertarsi che quelle imprese sono in regola, che quelle imprese rispettano i diritti dei lavoratori. Quindi noi vogliamo una riforma della PAC legata alla qualità del lavoro e alla qualità dei diritti. Questo, diciamo, è quello che chiediamo all'Unione Europea. Poi ritorno su un'altra proposta, che per noi, io lo dirò e forse sarò anche in minoranza su questa cosa. Il lavoro in Occidente, ma in tutto il mondo, ha subito una sconfitta storica, una sconfitta che parte dall'inizio degli anni 90, che coincide con la caduta del blocco dell'Est, no? E da lì che, diciamo, il vento dell'Ovest, con il sistema capitalistico, ha vinto, diciamo, sul lavoro. Abbiamo assistito a tutto quello che conosciamo, la grande flessibilità del mercato del lavoro, la riduzione dei diritti, eccetera. Questa sconfitta è legata in parte al fatto che noi, che abbiamo difeso il lavoro, parlo, diciamo, dei nostri parenti, dei nostri nonni, hanno commesso degli errori. Qualcuno, diciamo, nei tavoli di qualcuno ha scelto la contrattazione, la concertazione, e nella concertazione ha giocato a ribasso sui diritti dei lavoratori. Ma il vero problema che ha portato alla sconfitta del lavoro è che noi non abbiamo mai voluto fare una rivoluzione economica. Io penso che prima, la vera rivoluzione in questo momento, e lo dico dal punto di vista strategico, è la rivoluzione economica, prima ancora di essere culturale, perché la rivoluzione economica produce questo indotto che è la cultura.
perché è difficile, come dire, di concepire un meccanismo per il quale i diritti devono essere funzionali al mercato. Cioè tutta la parte del mercato è oggi in mano ai liberisti, che non ci daranno mai i diritti che noi vogliamo. Noi dall'altra parte continuiamo a chiedere giustamente più diritti, ma non è il momento di cambiare questo modello, un modo da avere un modello per il quale non ci sarà più bisogno di rivendicare i diritti. Noi continuiamo a pensare che ogni volta che facciamo lo sciopero, ogni volta che facciamo le rivendicazioni abbiamo qualche punto in più, che questo sarà la fine. No, perché noi abbiamo un modello insostenibile che varia sempre in funzione dell'offerta e della domanda, in funzione del mercato. Quindi il fatto di aver legato i diritti dei lavoratori, i diritti dei cittadini all'andamento del mercato del lavoro è un errore. Quindi noi dobbiamo uscire da questo meccanismo, noi dobbiamo iniziare a conquistare i fetti di mercato. E lo dico perché lo sto vedendo sul mio campo di azione. Se noi oggi non facciamo un'alleanza, per esempio, per essere più efficaci con i produttori, con i contadini, siamo perdenti. Cioè continuare a pensare che tutto quello che non è legato al lavoro subordinato è il male assoluto, è uno sbaglio, un errore che stiamo commettendo da 50 anni da questa parte. Continuare a pensare che il contadino italiano è il nemico. Anche il contadino oggi, come il bracciante agricolo, come qualsiasi, è il nuovo perdente di questa globalizzazione. Quindi bisogna iniziare a fare delle alleanze con quella parte produttiva che oggi ha subito la crisi. Ma lo diceva anche Marx in passato, no? Cioè che il baricentro delle lotte deve cambiare in funzione di come si muove l'avversario. Allora, se l'avversario 40 anni fa era il produttore, un certo produttore, oggi non è più quello. Quindi va fatta un'alleanza. Va controllato il sistema produttivo. Questa alleanza ci consentirà di controllare il sistema produttivo, di togliere il sistema produttivo in mano a chi oggi l'ha confiscato per creare tutto quello che denunciamo. Certo. Quindi per noi la battaglia è economica, e per questo, con questo prodotto, con questa azione siamo riusciti a creare un modello economico giusto, un modello economico equo, per cui nessuno si lamenta. Noi siamo riusciti con questa operazione a dare lavoro a circa 120 migranti, che fino a ieri erano sfruttati, non avevano mai visto un contratto di lavoro da quando erano in Italia. Siamo riusciti a togliere dalla crisi quella ventina di produttori italiani, contadini italiani, che fino a quel momento non riuscivano ad avere il mercato. E siamo riusciti a dare un mercato giusto che riconosca il giusto valore del loro lavoro. Questa è l'economia giusta. Con un euro speso per l'acquisto di questo prodotto, noi abbiamo 30% del valore di questo prodotto che va a finire al lavoratore, 30 alla distribuzione e 30 al produttore. Siamo riusciti con questa mini economia a creare un sistema produttivo giusto, rispettoso dell'ambiente, rispettoso dei diritti, con un alto valore sociale oltre al valore economico che produce. Ed è su questo che noi dobbiamo tendere. Io sono sicuro che voi che ci sentite, se voi eravate dei produttori, oggi so che con la vostra cultura molti dei lavoratori oggi non sarebbero in questa situazione. Quindi noi dobbiamo controllare le leve dell'economia, non soltanto denunciare e lavorare sugli aspetti dei diritti civili, sugli aspetti dei diritti sociali, ma bisogna iniziare a lavorare sui diritti economici. Ti ho interrotto. No, va bene.
No, beh, senz'altro molte delle cose che hai detto vanno nella stessa direzione con cui cerchiamo di lavorare da anni anche col movimento per la democrazia in Europa. E quindi alcune anche delle cose che hai detto cercheremo anche di approfondirle anche insieme per strutturare meglio anche il nostro tipo di azione. Ma il punto che tu ponevi è molto interessante, è un approccio marxiano, l'hai dichiarato, hai citato prima Marx, cioè che la struttura, l'economia in qualche maniera è quello il punto decisivo che va cambiato e in qualche maniera tu proponi che se lo si possa fare anche partendo dal basso, con esperienze come No Cap, con la filiera agricola giusta che avete cercato di dimostrare che è possibile mettere in opera col bollino etico che dà la possibilità ai produttori di essere certificati. Ovviamente c'è il tema di mettere a sistema tutto questo, tu hai detto anche il tema di fare alleanze, e allora da questo punto di vista vorrei dirti che con Diem e altri movimenti, organizzazioni, abbiamo dato vita all'Internazionale Progressista, che è stata annunciata già un anno e mezzo fa, ma finalmente è partita durante la pandemia, in maggio. Ed è per ora soprattutto una specie di think tank dove cerchiamo di mettere in gioco diversi pensatori da tutto il mondo e diversi attivisti per creare un blueprint, come lo chiamiamo noi, un programma per un mondo diverso e più giusto. E sicuramente dobbiamo cercare di capire anche come nel campo dell'agricoltura possiamo creare alleanze a livello globale. Tu parlavi appunto, non è più solo la questione del lavoratore, del bracciante, ma la questione anche del piccolo produttore. E quindi è anche come capire come in Italia, e tu lo stai facendo, lo fai da anni, si può mettere in contatto il lavoratore, il produttore contro, diciamo, il predominio della grande distribuzione, contro, che poi è il predominio della finanza globale, capitalista, Esatto. nazionale, quello che sono, è la finanza, quindi è la moneta che dovrebbe essere oggetto di scambio, che invece diventa dominio della produzione stessa, in un paradosso che è tutto il paradosso del capitalismo, che c'è peraltro nel terzo libro del Capitale, che molti anche grandi economisti stanno rileggendo in questi anni. Però in qualche maniera tu hai detto prima bisogna attaccare il punto economico, la struttura. Però è anche vero, un altro dei nostri punti di riferimento, immagino anche per te, Antonio Gramsci, che in qualche maniera anche poneva questa questione agli stessi marxiani più ortodossi, marxisti più ortodossi, però anche la soggettività politica è quello che consente di rimettere in discussione il sistema. E in effetti, senza l'organizzazione, senza anche lo scatto della tua soggettività, che si è messa insieme alla soggettività di altri lavoratori, ha creato lo sciopero, il primo sciopero dei migranti, non saremo forse qui a parlare di questo. E da questo punto di vista vorrei chiederti di raccontarci anche questa esperienza della rivolta della dignità. Io ho questo volantino, molto bello, tra l'altro mi pare disegnato, se non sbaglio, da Gianluca Costantini, che tra l'altro ha collaborato ed è stato parte dei collettivi di Diem in passato. E questa è stata un'opera. Che ha visto l'incontro tuo e di un grande regista, Milo Rau, sulle tracce anche del Vangelo di Pasolini. Tu addirittura hai interpretato un Cristo nero, no? Il primo Cristo nero del cinema, perché poi diventerà anche un film, questa opera dove in qualche maniera non c'è quasi distinzione tra ciò che è arte e ciò che è politica. In inglese si parla di artivism. E anzi, ho visto una parte di questo percorso a Palermo, dove siete sbarcati in un momento solenne, molto suggestivo, che ha colpito l'immaginario di molti, con una barca come Cristo con i suoi discepoli, dove diciamo i nuovi discepoli sono appunto quei lavoratori e piccoli produttori che devono essere messi insieme per creare una nuova legge, anzi, portare a compimento la legge. Non abolirla, ma portarla a compimento, come dice quella frase del Vangelo di Matteo che avete messo a esergo di tutta questa operazione. E poi c'è un decalogo, che in realtà sono 6 punti, in parte ne abbiamo già parlato, su cui chiedete di raccogliere delle firme per raccogliere appunto tutte le persone che
che vogliono essere con voi in questa lotta. Ne ho già parlato troppo, ma vorrei insomma che magari ci dicessi anche tu qualcosa di questa esperienza e come proseguirà, e poi passerei insomma la parola a Mosè per dirci quali sono le domande e le curiosità che vengono da chi sta partecipando con noi a questa discussione. Quindi a te Ivan e poi a Mosè. Sì, la rivolta della dignità è un'esperienza che nasce grazie all'altruismo del regista svizzero Milo Rau, che ho conosciuto circa un anno fa, perché è stato coinvolto dalla città di Matera 2019, capitale europea della cultura, che lo hanno chiesto di fare un film, di produrre un film sulla scia di Pasolini, ma non soltanto, per la città di Matera, per quell'evento. E Milo Rau ha avuto l'idea pazza di fare un film su Cristo, facendo interpretare da un Gesù nero, e così che la sua scelta si è rivolta su di me, e ha intitolato questo film un doc film Il Nuovo Vangelo, perché lui si è posto la domanda di sapere: ma Gesù oggi, il Cristo oggi, dopo 2000 anni, con chi sarebbe? È su questa domanda che è partita l'idea del film, e il titolo e tutto quello che poi è girato attorno a questo film. Lui ha capito che Gesù oggi sarebbe con i poveri, con gli ultimi, non con i ricchi, non con i potenti, ma con gli ultimi, come esattamente 2000 anni fa. E per cui ha voluto un Gesù che veniva dagli ultimi, un Gesù nero, per dimostrare l'universalità del messaggio di Gesù, che non c'è solo un Gesù bianco, Gesù non è soltanto, ma Gesù è un essere umano, a prescindere dalle sue origini. Poi tutti ha cambiato anche, diciamo, la struttura dei discepoli, ha fatto un mix tra discepoli italiani, stranieri, di diversi, diciamo, orizzonti sociali, ha messo insieme i braccianti con i contadini, con le persone che avevano subito la tratta, in questo caso ex ragazze che sono state vittime in passato di abusi sessuali, di tratta di esseri umani, e così che ha composto la sua squadra di discepoli. E il film quindi era incentrato sulle problematiche dei nostri tempi, a partire dallo sfruttamento dei braccianti, il tema dell'immigrazione, tanto che abbiamo prodotto un manifesto in 6 punti che raggruppava quei sei punti all'ordine del giorno, che riguarda in qualche modo tutte le problematiche che viviamo oggi, dalla finanza, dallo sfruttamento capitalistico, al problema dello sfruttamento dei lavoratori, al problema dell'immigrazione. E quindi lui ha posto la cosa così: c'è la parte film di cui vi dicevo in sé, che uscirà a breve, lo presenterà, se passerà, hanno fatto la proposta al Festival di Venezia, quindi spero che verrà accettata, e se tutto va bene da qui a settembre lo presenteremo a Venezia. E poi l'altro versante della sua azione è che ha creato questo contenitore che ha chiamato La Rivolta della Dignità. È un contenitore di attiviste in realtà che si occupa sul territorio, che lotta sul territorio per i diritti, per questi temi. Ed è così che è nata La Rivolta alla Dignità, con vari attivisti, tra cui io e altri attivisti del territorio nazionale e internazionale, e stiamo cercando di costruire questo contenitore con le varie proposte e soprattutto con le varie azioni concrete sul territorio.
E in qualche modo questo è un film molto molto importante, perché mette insieme l'azione politica ma anche quella culturale e religiosa, perché siccome il tema della religione, del cristianesimo, è un tema molto importante, il tema delle religioni in generale è un tema molto importante, quindi cercare di far capire anche, diciamo, a quella parte dell'opinione pubblica molto sensibile al tema della religione, che il messaggio del Cristo era un messaggio universale. Quindi Gesù si rivolgeva a tutti, non c'è un cristianesimo né bianco e altra cosa che riguarda, diciamo, gli altri popoli. Quindi, diciamo, è un'opera che affronta le questioni a 360 gradi con il fatto di avere messo in campo, secondo me, uno strumento potente, che è quella della parola del Cristo, del messaggio del Cristo. Certo, grazie Ivan, e magari speriamo di poter collaborare in futuro anche sulle prossime tappe della Rivolta della Dignità, di questa campagna artistico-politica di cui ci hai parlato, anche con DiA25 e con l'Internazionale Progressista, insomma, spero avremo modo di parlare. Ma adesso, Mosè, non so se puoi rientrare in linea e dirci, proporci alcune delle domande che sono state poste da chi ha partecipato a questa discussione. Volentieri. Innanzitutto grazie mille, Ivan, per le parole e per la partecipazione. Per ora c'è una domanda di Francesco, membro dell'associazione NoCap, tra l'altro, e chiederebbe di spendere due parole sull'abolizione del sistema della doppia asta a ribasso, come è avvenuto in Francia. Ci puoi dire qualcosa riguardo? Sì. Allora, vorrei spiegare a chi non lo sa cos'è la doppia asta a ribasso. La doppia asta a ribasso è un meccanismo imposto da alcuni operatori della grande distribuzione per giocare a ribasso sul costo produttivo. Cioè, noi abbiamo un operatore della grande distribuzione, per prendere un esempio, che vuole vendere delle passate di pomodoro. Quindi fa un'asta che verso i produttori, tutti i produttori italiani online, fa un'asta online chiedendo a tutti i produttori chi potrebbe produrre 20 milioni, per prendere questo numero, di passate da 400 grammi di pomodoro a un certo prezzo, di fare la migliore offerta sul prezzo possibile. Quindi parte l'asta, si presentano vari produttori di passate che possono produrre quel numero di 20 milioni o 10 milioni, quello che è, e al prezzo più basso. Quindi questo operatore della distribuzione, quando finisce l'asta, la chiude, cosa va a fare? Va a vedere l'elenco dei produttori, le varie proposte, cioè chi può ad esempio dire: posso offrire 20 milioni di passate di pomodoro di 400 grammi la bottiglia a un costo unitario di 30 centesimi la bottiglia di pomodoro di passata. Quindi l'operatore della distribuzione sceglie la migliore offerta, la più bassa, che è quella più bassa possibile, tra le centinaia e migliaia di produttori che hanno partecipato a questa asta, ma non si ferma lì. Non è che la scelta si ferma sulla migliore offerta, prende questa migliore offerta, che è già un prezzo talmente basso di produzione, e cosa fa? Fa un'altra asta, che è la doppia asta, partendo da quel prezzo, scrivendo che online voglio produrre 20 milioni di passate di pomodoro a un costo, partendo da un costo da 30 centesimi, per prendere questo esempio. Quindi e altri produttori di nuovo si presentano, e c'è chi poi scende, si parte da 30 centesimi, chi offre
20 centesimi a bottiglia o 15, quello che è, diciamo, l'altra migliore offerta è quella che poi vincerà definitivamente la scommessa. Questo è l'asta doppia ribasso, un meccanismo sleale di mercato, perché va a abbassare sempre di più i costi di produzione. Chi non ce la fa a produrre una passata da 400 grammi a 30 centesimi è fuori, non ha mercato, perché sa che per produrre una passata non può andare di sotto di un certo costo. E c'è chi invece la può fare. Generalmente chi va al di sotto di un certo prezzo è perché sa che potrà ricompensare questo grazie allo sfruttamento della manodopera, usando gli schiavi. Questo è un po' il meccanismo della doppia asta a doppio ribasso. Quindi si parte da un prezzo già talmente minimo e da quel prezzo la grande l'operatore, la distribuzione fa un'altra offerta che parte da quel prezzo scendendo, non andando sopra, ma scendendo. Questo è. Ed è quello che è stato denunciato qualche anno fa da due giornalisti importanti, Stefano Liberti e un altro suo collega, e su Internazionale, che ha coinvolto per esempio io posso dire il nome perché è stata una denuncia pubblica, Orspin, che si appoggiava sul meccanismo delle due piaste, e è stata denunciata questa pratica, tanto che oggi una parte del Parlamento europeo ha recepito, diciamo, una direttiva in questo senso per evitare le aste a doppio ribasso. Paesi come la Francia hanno recepito questa direttiva europea partendo da questa denuncia italiana, però per quanto riguarda l'Italia c'è un ramo del Parlamento che ha già vietato questa pratica, che ha fatto una legge a proposito. Adesso aspettiamo che il Senato, come la legge è passata al Senato, che il Senato la approvi. Questo è uno dei tanti meccanismi sleali di mercato alimentato dalla grande distribuzione. Sono tutte pratiche che vanno eliminate perché creano meccanismi distorsivi sul mercato che stronca sempre di più i produttori, che poi riversano come sui lavoratori, e quindi sono pratiche che vanno eliminate sia dal punto di vista dell'azione politica, e in questo caso la direttiva europea che ha recepito questo, oppure mi auguro che l'Italia faccia anche la sua parte, ma anche, attenzione, anche, io ripeto, io sono innamorato delle battaglie dal basso, perché sono partito da lì, anche dalla società, cioè se un cittadino consumatore va all'Eurospin a comprare quella passata venduta dall'Eurospin, e contribuisce inconsapevolmente ad alimentare quel meccanismo. Quindi la consapevolezza del cittadino consumatore, ci sono 60 milioni di italiani, 40 milioni vanno a fare la spesa tutti i giorni all'interno di quei supermercati che fanno queste pratiche. Quindi la loro consapevolezza e il loro potere d'acquisto può fare la differenza. Invece di andare alla loro spina, andate a comprare quei prodotti, andate a comprare prodotti a alto valore sociale che rispettano, diciamo, i meccanismi leali di una buona concorrenza sul mercato. Certo, grazie. Quindi effettivamente c'è la questione della soggettività di cui parlavo prima, anche della responsabilità del cittadino consumatore. Ma Mosè è riapparso? Eccomi. Dunque, per ora non ci sono altre domande, volevo solo precisare un'altra parte della domanda di Francesco, che magari consigliare di andare a chiederlo sulla pagina di DM Italia, perché diciamo che la domanda pone delle questioni un po' inerenti alla discussione di adesso, quindi magari è meglio parlarne in un'altra piattaforma. E se non ci sono altre domande, io magari chiederei avrei un paio di cose da chiedere. Sì, però non c'è niente, quindi no, esatto.
Diciamo che, Ivan, tu hai parlato di il sistema dei diritti dei lavoratori che sono basati sulle esigenze del mercato, e quindi è fatta anche una discussione di distribuzione dei profitti nel processo produttivo dei prodotti agricoli tra distribuzione, produttori, braccianti, e hai dato anche tu esempi sulla situazione no cap e sui prodotti di no cap. E diciamo che lo sfruttamento dei diritti dei lavoratori e come dire, le esigenze del mercato sono stati anche tema delle critiche riguardo ai dettagli e alle motivazioni della spinta del decreto di rilancio nel regolarizzare braccianti, colf e badanti. La critica riguardava fondamentalmente il fatto di essere stata spinta da una necessità di mercato per poter, come dire, fornire una produzione più regolare in questo momento di crisi ai grandi distributori, che tra l'altro in questo periodo hanno triplicato i loro utili, i loro profitti, nel momento in cui molte più persone andavano a fare la spesa con più regolarità. Ecco, la mia domanda è, prima hai anche parlato di, come dire, alleanza tra produttori, tra agricoltori e braccianti, perché ovviamente, come hai spiegato prima, il nemico, comunque il muro che fa più ostruzione alla conquista di un lavoro dignitoso e di un lavoro che rispetti tutti i diritti dei braccianti, sono appunto la grande distribuzione. E quindi io ti chiedo, dato che il sistema di regolarizzazione proposto dal decreto rilancio va in parte a gravare sui costi degli agricoltori, dei datori di lavoro fondamentalmente, perché non si potrebbe magari mirare di più alla tassazione dei grandi distributori, dei giganti della distribuzione, e quindi anche lì favorire e incentivare la regolarizzazione in questo modo, perché effettivamente in questo nel meccanismo in cui è stato implementato in questo momento, questa regolarizzazione sembra ovviamente temporanea, ma sembra appunto mirata a incentivare i profitti della distribuzione in un momento di crisi in cui lo Stato riesce a tirare fuori poca liquidità. Cosa ne pensi a riguardo? Pensi che potrebbe offrire delle buone opportunità, tassare di più i distributori in maniera più progressiva per poi riversare le risorse tra agricoltori e braccianti? Questa, insomma, è una domanda. Ma diciamo, è stato un errore legare il tema della regolarizzazione al tema dei braccianti, al tema del lavoro. Io tenderei a distinguere le due questioni. La regolarizzazione è un fatto di diritti, è un fatto di giustizia sociale. Però il legislatore italiano, il governo, ha scelto un altro processo, un'altra narrazione soprattutto, che non ha giovato, che non sta giovando a un tema così importante che quella della regolarizzazione di migrante nel suo paese. In altre parole, noi volevamo una regolarizzazione basata sui diritti universali. Le persone sono libere di spostarsi. Se una persona non può raggiungere l'Italia, la Francia, oppure un altro paese perché non ha i documenti, questo è un fatto grave, è un fatto che va a violare questo diritto sacrosanto che è quella della libertà di spostamento. Noi volevamo una regolarizzazione basata sulla giustizia sociale. Mentre qui cosa hanno fatto? Hanno fatto una regolarizzazione in funzione dell'utilità della manodopera. Perché siccome il migrante mi serve in questa emergenza Covid, perché la merce rischia di marcire sul campo, siccome mi serve per raccogliere la frutta e la verdura, siccome il migrante mi serve per assistere i nostri anziani, oppure per prendersi cura dei nostri bambini, allora li regolarizzo, se faccio una regolarizzazione che riguarda quei tre settori dell'economia. Questo tipo di approccio è insultante, un insulto, è un approccio irrispettoso, diciamo, di quello che sarebbe la dignità dell'essere umano. Per cui noi chiediamo che si affronti il tema della regolarizzazione in modo serio. Serve attuare una politica lungimirante sul tema dei migranti, perché
un paese come l'Italia che vuole ripartire, cioè l'Italia post coronavirus, per ripartire ha bisogno della partecipazione di tutti i cittadini stranieri italiani. Questo è chiaro. Quindi non possiamo continuare ad avere cittadini di serie B, cittadini marginalizzati semplicemente perché abbiamo una riforma dell'immigrazione che penalizza l'emersione di queste persone. È un fatto di civiltà, è un fatto che potrebbe, che aiuterà, anzi è benefico per tutti, sia per i migranti che vedrà finalmente, si vedrà restituire la dignità, ma anche per lo Stato, perché un immigrato che lavora è un plus value per lo Stato, perché paga le tasse, perché contribuisce alla sostenibilità del nostro sistema pensionistico. Quindi diciamo, chiediamo di affrontare il tema dell'immigrazione non in questo modo, in modo strumentale, ma in modo serio. Rivedere, per esempio, fare una riforma dell'immigrazione, abolire i decreti di sicurezza, abolire la Bossi-Fini, fare, cioè creare canali di immigrazione illegali in questo paese, fare una riforma dell'asilo a livello italiano, ma soprattutto a livello europeo, perché il tema dell'immigrazione va affrontato a livello europeo. Poi per quanto riguarda l'Italia in sé, sulle leggi sulla cittadinanza, non parlo della cittadinanza dei figli, solo della cittadinanza dei figli dei migranti, ma parlo in generale della questione dei documenti, servono periodi lunghi di permanenza sul territorio italiano nell'attribuzione del permesso di soggiorno. Cioè non è possibile dare un permesso di soggiorno di 6 mesi a un migrante, perché con 6 mesi non ha nemmeno il tempo di ricercare un lavoro. Quindi serve un permesso di soggiorno con validità più lunga. E queste sono le 3-4 proposte che mettiamo in campo. Il governo ha ancora la possibilità di rimediare agli errori che sono stati fatti. Io spero che durante la discussione avviata sul decreto rilancio, quando si tratterà di affrontare il tema della regolarizzazione dei migranti, che qualcosa cambi in questo decreto rilancio, a partire dalle proposte che noi ho detto prima, e altre proposte che abbiamo già mandato ad alcuni legislatori, che riguarda per esempio il tema della durata del permesso di soggiorno, che riguarda alcuni aspetti economici, finanziari legati a questo decreto sulla regolarizzazione, che vanno aboliti. Diciamo, le nostre proposte ci sono e spero che le recepiscano. Poi sul tema del concludo, hai parlato della tassazione a grande distribuzione, se la tassazione a grande distribuzione si può riversare su... lì continuiamo a commettere lo stesso errore di approccio, perché non credo che se la tassazione, che per me va benissimo, ma non credo che la tassazione dei giganti del cibo, dei grandi operatori della grande distribuzione, possa contribuire, diciamo, in modo efficace al tema della regolarizzazione. Io andrei ancora un po' più lontano, cioè noi bisogna completamente creare un modello parallelo al modello di distribuzione attuale. E le nostre proposte ce le abbiamo, cioè, perché questo tipo di approccio che riguarda la tassazione, che riguarda il fatto che la grande distribuzione possa contribuire in modo è un modo di delegare alla grande distribuzione, di dare un certo potere, un certo riconoscimento alla grande distribuzione. Io penso che invece di ritoccare alcuni aspetti, sia dal punto di vista della tassazione o dal punto di vista legislativo, bisogna cambiare il modello. È proprio quel modello che non funziona. Certo. Mosè, ci sono altre domande? No, però non ci sono altre domande, quindi tu volevi ancora chiedere qualcosa? Io volevo, però tu forse avevi anche un'altra domanda, non so. Ma sì, se abbiamo tempo, io, se Ivan dà disponibilità, comunque se ci sono ancora 10 minuti, 5-10 minuti. Io avrei un'altra domanda, ma vai pure tu con la tua poi. Va bene. No, appunto, quindi tu hai anche discusso molto della partecipazione e comunque della lotta dal basso per determinare queste conquiste, e anche qui hai fatto presente che non si può andare a rendere conto troppo alla grande distribuzione come se fosse l'origine del cambiamento di questo sistema, ma deve essere un po'
presa più dalla coscienza che proviene dal basso, delle proposte che provengono dal basso. E io volevo chiederti una domanda un po', in realtà è basata sul, specialmente nei primi tempi, quando è iniziato a militare negli scioperi dei braccianti. Volevo chiederti quanto fosse stato difficile, quanto è ancora oggi difficile, o se invece è una cosa più spontanea, uno sviluppo collettivo di una coscienza di dignità da parte dei braccianti stessi, nel momento in cui viene appunto realizzato e poi si riproduce poi con la protesta, con lo sciopero, la condizione che effettivamente si vive, perché secondo me, insomma, l'Italia produce una retorica come altri paesi europei che sembra qui quasi costringa quasi appunto i braccianti a definirsi l'ultima ruota di tutto un processo produttivo e quindi costringere in una condizione in cui viene poi difficile realizzare che magari appunto prendere coscienza della propria dignità sul lavoro, prendere coscienza di essere una parte fondamentale di un processo produttivo e comunque come tutti gli altri lavoratori italiani e stranieri necessitare un trattamento dignitoso sul lavoro. Quindi questa è la mia domanda, insomma, questa coscienza collettiva di pretendere dignità è stato un lavoro di classe. Non hai usato il termine coscienza di classe. Però insomma, appunto, applicato al contesto dei braccianti stranieri, insomma, è stato difficile creare questa coscienza. Sì, no, questa è una bella domanda. È la domanda delle domande. Si può partire dalla coscienza collettiva, no? La coscienza di classe, diciamo, per ribaltare i rapporti di forza? Io credo di sì. Io continuo a pensare di sì, ma dall'altra parte ho dei dubbi. E spesso su questo sono minoritari, perché questa roba viene, cioè bisogna un po' uscire dal dogmatismo, cioè bisogna, io sono uno pragmatico, sono pragmatico, cioè le lotte, il modo di fare le lotte 40-50 anni fa, il 68 e oggi, cioè dopo 60 anni, dopo 70 anni, quelle lotte, quel modo di fare le lotte sono molto complicate rispetto al contesto. Siccome poi ho questa formazione da ingegnere, sai, l'ingegnere è quello che arriva agli strumenti per arrivare alla soluzione, no? Cioè, allora, lo dico perché noi a Nardò abbiamo fatto lo sciopero, siamo partiti dal basso, siamo partiti dalla coscienza collettiva di un gruppo di migranti in quel momento che ha acquisito una coscienza per poter rivendicare i diritti. Questa battaglia in qualche modo l'abbiamo vinto sul momento, non è parlato della legge, i contratti che sono stati fatti. Ma se noi prendiamo il quadro generale dei lavoratori in Italia, noi abbiamo un mondo, un quadro molto frammentato, cioè abbiamo un sistema che ha vinto perché ha frammentato le lotte, ha frammentato il mercato del lavoro. Noi abbiamo, oltre ai lavoratori migranti extracomunitari, noi abbiamo dei migranti comunitari, rumeni e bulgari per esempio, che sul tema dei diritti non ne vogliono sapere, perché hanno meno coscienza, perché non li interessa, perché sono, rispetto agli extracomunitari che sono stanziali, cioè che rimangono sul territorio italiano, loro vengono per 6 mesi dal loro paese, non hanno bisogno dei documenti come gli extracomunitari, perché fanno parte della comunità, vengono, lavorano, sono ancora più invisibili e riservati. Poi abbiamo i lavoratori italiani, che sono un'altra cosa, cioè accettano lo sfruttamento, che prendono il sottosalario, cioè, è un quadro difficilissimo. Abbiamo il problema dei braccianti, che spesso non seguono quello che arrivano con i metalmeccanici, con la FIOM, che non sanno cosa arriva, per esempio, sui riders, che sono altre forme di sfruttamento. Cioè,
Quindi noi abbiamo un meccanismo capitalistico economico che ha frammentato e come sempre più altre forme di sfruttamento, e diventa così, diventa molto chiaro e diventa difficile mettere insieme, è complicato, io sarei per questo, ma è complicato mettere insieme le lotte dei riders con le lotte dei braccianti, con le lotte di neocomunità, di rumeni e bulgari, con le altre lotte, è difficile. Per cui io lo dico non perché è una sconfitta, che non perché ci siamo arresi, ci dobbiamo arrendere all'idea, no, ma perché io penso, anche se avendolo fatto lo sciopero, penso che bisogna cambiare, trovare una modalità molto più efficiente, molto più veloce, perché per me il tema della velocità è importante. Non vorrei aspettare altri 50 anni per vedere la vittoria. Certo. Io vorrei una vittoria subito. Allora, se io continuo a pensare che lo sciopero, oppure continuare a cercare di costruire quella unità, va bene, io la costruisco lo stesso, ma non lo prendo come punto centrale, come strumento centrale per andare a sconfiggere il sistema di potere. Io, parallelamente a questo, io costruisco un'altra via, un altro strumento di lotta per andare a contrastare il potere. Cioè, perché così è come avere, come dire, il bastone con chi ha un'arma più potente, con chi ha il fucile, non siamo alla pari. Quindi bisogna affiancare a questo, all'unità lavorativa, all'unità di classe che cerchiamo di mettere in campo, un altro strumento che secondo me potrebbe essere più efficace. Vi dirò qual è. Prendiamo un altro esempio, prima di dirvi qual è lo strumento. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, c'è stato uno sciopero indetto da un personaggio che sta diventando noto in questo paese, un sindacalista, che ha indotto uno sciopero. Ma vi posso dire che mentre c'era questo sciopero, accanto c'erano lavoratori italiani nelle fabbriche che stavano lavorando, per dire. Lo sciopero ha interessato una minoranza dei lavoratori. Tu ti riferisci a quello su Camon? Quello sciopero ha interessato una minoranza, è stato anche un messaggio, diciamo, avevano un altro obiettivo, più obiettivi, quelli, diciamo, di denunciare, ma dal punto di vista concreto nulla è cambiato, perché il giorno dopo le cose sono ritornate come prima. Sì. Io penso che sono gli errori, cioè sono le stesse cose che si ripetono, quel tipo di approccio si ripete ogni anno e non cambia nulla. Penso che va cambiato musica, va cambiato strategia. Non lo dico perché sono contrario agli scioperi, attenzione. Ma io penso, lo dico perché penso che è giunto il momento, se noi vogliamo vincere il sistema dominante oggi, bisogna trovare un'arma all'altezza di quel sistema. E io penso e dico che quell'arma oggi è l'arma economico. È l'arma economico. Perché se noi riusciamo ad indirizzare l'economia, oggi non avremo dei problemi. Noi li toglieremo. Vi prendo una cosa concreta. Vi ho parlato di 48 milioni di italiani che vanno a fare la spesa ogni giorno lì, da quel gigante del cibo, da quegli speculatori, che sono figli di quella finanza speculativa, che è la parte economica della finanza. Se 48 milioni di persone non vanno più a fare la spesa lì, ma vanno a fare la spesa da Mosè oppure da Michele, loro chiudono. Certo. Perché siamo di fronte a un sistema che regge sul consumo sfrenato. Questo, diciamo, è uno degli esempi. Quindi se noi facciamo una rivoluzione culturale nel modo di consumo, siccome trattiamo il campo
sull'economia verde, sull'economia circolare, su come, diciamo, conserviamo e trattiamo il nostro ambiente, sul modo di consumo, sul consumatore, su tutto quello che, diciamo, ha un legame con l'economia reale, noi vinciamo di sicuro e subito. Certo, è una sfida importante su cui credo possiamo cercare di lavorare insieme anche, Ivan, insomma, magari ci risentiremo per parlare. Ma la mia domanda a questo punto, che c'entrava insomma con la domanda appunto che faceva Mosè, a cui tu hai cercato di dare risposta, appunto quello della leva, da dove partire? Dici, non basta solo la coscienza, l'organizzazione collettiva che si può esprimere attraverso lo sciopero, quello che hai organizzato tu per primo e che adesso anche appunto farai più ai Sukamoro, che avremo forse ospite anche prossimamente. Però non basta, bisogna affiancare uno sciopero dei consumatori rispetto alla grande distribuzione organizzata, di fatto. Esatto. Per costruire nuove strutture diffuse di economia, di distribuzione, come l'esperienza dell'etichetta no cap che state cercando di fare. Quindi anzi, magari lancio qui anche ai compagni che ci stanno ascoltando, cerchiamo con i nostri gruppi territoriali di Diem di trovare anche, dare una mano a Ivan, quali posti, quali punti vendita si potrebbero rendere disponibili i prodotti liberi dal caporalato. La domanda che voglio farti è la questione globale, perché la leva, abbiamo parlato appunto, insisto, abbiamo parlato dell'Italia, dell'Unione Europea, ma vorrei da te capire, perché tu poi sei cresciuto, nato e cresciuto in Camerun, adesso di fatto sei un italiano anche e forse soprattutto europeo, ma vorrei capire se tu stai cercando anche di creare contatti internazionali, tanto che tu dici appunto No Cap è un'associazione internazionale, con altre esperienze simili in giro per il mondo, magari nello stesso Camerun, non so, in Africa, ma al di là di questo, insomma, esistono poi anche delle altre esperienze, no? Il fair trade, cioè il commercio equo e solidale, che vanno un po' in questa direzione che tu dici, di creare un diverso tipo di economia, l'altra economia. Però di fatto non sono riusciti veramente a scalfire il sistema della grande distribuzione organizzata, anche perché il potere di acquisto dei consumatori è sempre minore, e quindi anche per quello molti vanno a fare la spesa da quell'Eurospin di cui tu parlavi, poi non c'è solo Eurospin, insomma, Lidl, eccetera, insomma. Quindi c'è un po' questo dilemma, da una parte riuscire come consumatori a rivolgersi, dall'altra parte magari anche riducendo i propri consumi, ma farli meglio, mangiare meno ma meglio, anche perché i prodotti che tu garantisci, che No Cap garantisce, sono anche di migliore qualità. E dall'altra c'è il tema di come riuscire a fare sistema a livello globale. Ecco, vorrei capire se su questo punto del punto internazionale avete avanzato già una riflessione, perché ci interessa molto appunto anche per il lavoro che stiamo facendo con l'Internazionale Progressista, in cui magari ci piacerebbe anche vederti protagonista, se vorrai. Posso aggiungere una cosa, Michele, che poi concludiamo, almeno non aggiungo. Lasciamo Ivan concludere. Sì, esatto. Prego. Aggiungo solo questa cosa. Come metti anche in relazione questa domanda di Michele con il concetto di filiera corta, sul quale ho visto che No Cap lavora molto, sì, quindi sulla località e sul ritorno alla produzione un po' più locale, più connessa al territorio? Ci ho perso. Siamo male. Comunque, credo se capito, sì, il chilometro zero. Sì. Sì, no. Ora mi sentite? Sì, 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 adesso sì. Ok. Allora, questo, diciamo, un concetto, l'internazionale. Io penso che la globalizzazione del mercato va sconfitto con la internazionalizzazione dei diritti. Questo è chiaro. Cioè, abbiamo un'economia globale, non possiamo pensare che questo tema viene affrontato dentro una dimensione locale. No Cap si rivolge al pianeta, si rivolge a tutti i cittadini, a tutti gli operatori a livello mondiale. Se io faccio venire il caffè in Italia, sapendo che l'Italia non produce il caffè per ragioni climatiche, per le ragioni che conosciamo,
è giusto che il caffè del produttore, del contadino del Brasile o del Kenya che arriva in Italia sia un caffè sostenibile dal punto di vista economico, che possa far vivere quel contadino del suo mestiere. Cioè, i problemi ormai sono globali. Se arrivano le banane dal Camerun, oppure il cacao dalla Costa d'Avorio, o piuttosto che dal Cile, che arriva qui, è comprato dalle stesse multinazionali che sfruttano quei paesi, oltre ai paesi europei, a quei costi, non ce la facciamo. Quindi è una battaglia che va assunta dal punto di vista globale. Poi, se noi abbiamo un altro aspetto, non è soltanto quello dello sfruttamento delle multinazionali che stanno qua verso quei paesi, ma abbiamo anche una concorrenza sleale, e così affronta anche il tema della filiera corta, perché se continua ad entrare sul mercato italiano prodotti che arrivano per esempio dal Marocco, prendiamo le arance del Marocco, che arrivano in Sicilia e fanno concorrenza sleale all'arancio siciliano perché costano di meno e non sappiamo come vengono trattati i lavoratori in Marocco, questo va a creare un'economia sleale e fa concorrenza al ribasso ai nostri produttori. Se continua ad arrivare il pomodoro, il 20-30% del pomodoro dalla Cina, che arriva in Italia a un prezzo talmente basso e non sappiamo come vengono trattati sia i produttori cinesi e i lavoratori cinesi che raccolgono pomodoro là e lo compriamo qui invece di comprare pomodori italiani che rispettano i diritti delle persone e il costo del prodotto, un costo sostenibile per il produttore, creiamo un'economia sleale. Se arriva il grano dal Canada, che arriva a fare concorrenza sleale al grano nostro perché ha più glifosato, perché con più glifosato si riesce a produrre una industria di massa, una industria intensiva sul grano, perché il glifosato consente di avere un rendimento molto più ampio rispetto al grano italiano di altissima qualità che non ha glifosato, e questo crea queste distorsioni. Quindi vanno unite le lotte, e le strategie sono, ci sono varie strategie, c'è il tema della filiera corta, io non la chiamo chilometro zero perché non ho un tema, non è un nome appropriato. Il tema della filiera corta è di dire ai produttori che su alcuni prodotti che noi abbiamo in questo paese bisogna innanzitutto dargli, diciamo, priorità sul mercato, bisogna, cioè, non è un sovranismo, non è nemmeno il protezionismo questo, è di dire noi in Italia abbiamo dei prodotti di qualità che subiscono una concorrenza sleale da altri, dei prodotti che vengono da altre parti del mondo, una concorrenza alimentata dalla GDO, dagli stessi, perché preferiscono far venire i prodotti dalla Spagna o dalla Cina per mettere a ginocchio e ricattare i nostri produttori, perché così si abbassa, si scende ancora, diciamo, l'asticella dei diritti. Questo non va bene, bisogna iniziare a consumare italiano, che è un fatto giusto. Cioè, la sinistra si deve riappropriare anche di questo discorso della sovranità alimentare. Cioè, non è un tema tabù. E io non sono per la globalizzazione dei diritti del mercato, io non sono per, ma bisogna, se alcuni, quando non c'è il prodotto, e quando non c'è il prodotto che possa far venire quello che non c'è e si consuma quello che non c'è. Sappiamo che non ci sono le banane, sappiamo che non sono, oppure sappiamo che il rendimento quell'anno in Italia della produzione dell'olio, per esempio, è stato talmente basso perché c'è stata la xylella, oppure la condizione climatica ha fatto quello che è, ha prodotto dei disastri, per cui c'è una sottoproduzione rispetto alla domanda del mercato. Allora si può far venire l'olio dalla Turchia, l'olio, ma questo olio che proviene dalla Tunisia oppure dalla Turchia, per prendere due esempi, devono essere olio raccolti e prodotti in maniera legale, in maniera sostenibile. Questo è l'indirizzo che noi come No Cap vogliamo dare a questa economia, intervenendo con questi principi e a livello globale.
sostenendo tutti i produttori del mondo, dandogli mercato sostenibile e i produttori italiani, e portando avanti alcuni concetti tali come quello della filiera corta, come quello dell'economia circolare, perché se voi andate a vedere il nostro logo, non ci occupiamo soltanto dei diritti, dell'aspetto dell'etica del lavoro, ma c'è tutto il tema dell'economia circolare, del riuso e del riutilizzo dei rifiuti, perché il tema dell'ambiente è un tema sacrosanto, dell'uso delle nuove forme di energia, che è un altro tema molto importante, sono i 6 principi che NOCAP ha individuato come riassuntivi di quello che dobbiamo fare da qui ai prossimi anni. Grazie Ivan, davvero per essere stato con noi più a lungo di quello che ti avevamo detto, ma la conversazione ci ha preso e ci ha appassionato, e grazie veramente della tua generosità, e speriamo di rivederci presto magari di persona e continuare questo lavoro. Grazie davvero Mosè, e grazie Edoardo per essere stati insieme, e tutti voi che siete stati con noi, e quindi ci vediamo presto. Speriamo non solo in queste puntate televisive, ma in qualche assemblea che organizzeremo magari entro l'estate. E quindi buona serata a tutti, buona estate e viva l'Internazionale. Grazie a voi, grazie per l'invito.